con la presentazione di questa sera diamo inizio alle iniziative del Centro Filippo Buonarroti per la stagione 2019-2020. Al momento della registrazione di all'ingresso è stato richiesto un numero di telefono, una mail che chi è interessato a avere poi aggiornamenti sulle nostre iniziative pregato di lasciarlo, se non l'ha già fatto, di lasciarlo poi all'uscita. Innanzitutto diciamo che per questa sera ringraziamo ovviamente tutti i relatori a partire dal professor Cosmacini che ci ha dato l'opportunità appunto di questa presentazione. Ringrazio questa iniziativa l'abbiamo fatta in collaborazione con le edizioni Pantarei, che è la casa editrice che appunto ha edito il libro, e con la fondazione Circolo Rosselli, di cui Baldo Spini, che per l'appunto è presente presidente e che ringrazio per la collaborazione. Abbiamo i tempi contingentati stasera sia per il motivo che la sala chiude alle 7, sia per il motivo che appunto il professor Cosmacini deve rientrare al treno per rientrare. Per cui chiedo ai relatori di rimanere nei tempi che avevamo concordato per gli interventi, e anche per dar modo, così alla fine dovremo avere un 10-15 minuti per domande o interventi da parte del pubblico. Do la parola al professore Ghiretti per l'introduzione a questa presentazione del libro. Medici e medicina durante il fascismo. Dunque, l'autore del... L'autore del saggio e l'oggetto di questo incontro, Giorgio Cosmacini, è un personaggio troppo noto perché appunto non ci si possa dilungare sui suoi molti meriti. Mi preme però sottolineare un fatto, che è il più eminente storico e filosofo della medicina in Italia. Soprattutto questa seconda parola, filosofo, secondo me è molto importante e spero appunto si possa capire leggendo il libro di Cosmacini, come testimonia una fortissima bibliografia. Con questo nuovo libro Cosmacini integra il capitolo conclusivo Scienza e ideologia della medicina del Novecento, dalla scienza egemone alla scienza ancillare, del settimo volume degli Annali della Storia d'Italia, e scrive un capitolo di storia italiana estremamente importante e finora generalmente trascurato, comunque poco noto, perché si tratta appunto della ricostruzione di una fase che dura ben 20 anni della storia italiana, traguardata attraverso appunto la storia della sanità e la storia della medicina. Comunque voglio ancora aggiungere che Cosmacini si deve alla rifondazione storiografica della disciplina, della storia della medicina, che in genere era, per uno fino a pochi anni fa, una storia piuttosto, come dire, aneddotica sulle vittorie della medicina, eccetera. Qui no, invece siamo di fronte a uno storico che sulla base del materialismo scientifico di fondo, che è la base del suo impegno di ricercatore storico, e dei parametri elaborati dalla storiografia francese e poi anche italiana, ha rinnovato totalmente il nostro modo di approccio alla storia della medicina. Del resto è esplicito nel testo il riferimento al métier d'historien di Marc Bloch, appunto da questo punto di vista metodologico, medici e medicina, appare quindi un testo esemplare, come dire, di storia della ideologia, della mentalità del ventennio fascista e delle conseguenze che i fatti da
questa ideologia, da questa mentalità evidentemente condizionati ebbero sulla vita sociale del paese, per quel che ha riguardato appunto un capitolo fondamentale della nostra vita, che è l'organizzazione sanitaria e ovviamente la scienza medica. Come nelle pagine di introduzione sottolinea Francesco Scardanelli, l'autore narra la storia della medicina italiana della prima metà del secolo scorso, con una dovizia di informazioni pubbliche e private, nomi e cognomi, ma anche di ruoli, posizioni giuridiche, responsabilità, quindi non muovendo però da giudizi preformati, ma da documenti e pubblicazioni ufficiali, addirittura inseguendo i responsabili delle correzioni alle voci dell'enciclopedia italiana dovuta appunto ai mutamenti della situazione politica e amministrativa, e che comportava sempre la riscrittura di una parte delle voci dell'enciclopedia italiana fondata da Gentile. Quindi è anche una storia di medici, oltre che della medicina, di teorie pratiche compromissorie molte e di dissenso poche, entro un contesto storico, ideologico, politico-sociale di totalitaria quanto proterva ambizione modernizzatrice, che poi tragicamente con una guerra comincia e con una guerra finisce. La prima ampia sezione del libro, Corporeità, implica un duplice riferimento al corpo fisico del Duce Mussolini, romanamente esibito e da subito oggetto di culto popolare, quella che Dan Smith chiamava la religione del ducismo, nelle mille effigi, per lo più scultoree, diffuse nel corso del ventennio in tutta la penisola. Oggi al possente torace di Benito è succeduta una pancia lardosa, ma è una conferma della diffusa sentenza secondo la quale la storia si ripete spesso, se non sempre, come farsa. Ma è ancora più importante è la discussione del corpo dottrinale di Mussolini, che compendia appunto trama di pensiero e pratica di potere, di cui il capo esprime l'azione e l'organizzazione. Quindi all'inizio di questo capitolo novecentesco della storia nazionale, l'evocazione della persona fisica e psicologica di Mussolini in salute e malattia assume un significato fondamentale per la definizione di che cosa? Per la definizione del mussolinismo. Entro la costellazione dei fascismi, una componente essenziale, ma certamente non esclusiva del movimento. Mussolini è, come dire, ancora oggi evidentemente un inquietante ologramma che riappare nell'opinione pubblica, se non nella pratica politica, a ricordare quanto diffusa sia stata in Italia quella religione di cui parlava Max Mead, a commento del quale vale la pena di ricordare, raccogliendo le testimonianze di chi lo conobbe e anche in parecchi casi lo ebbe caro fino all'idolatria, il comune riconoscimento delle singolari dote di attore e di situazionista. Mi sembra un aspetto molto importante della personalità del Duce. Così, per esempio, nelle parole sulla psicologia del dittatore, del leader anarchico Camillo Bernelli, ucciso durante la guerra di Spagna dagli agenti di Stalin, si legge che, si conclude, che Mussolini è il Rodolfo Valentino della politica. Concordava il giudizio anche tutt'altro campo con un'allora celebre attrice francese, Cécile Sorel, che incantata dopo un incontro con il capo sentenziò quale grande artista sarebbe stato. Del resto, del gusto del Duce per la monumentalità e la teatralità, fin dal suo primo accesso alle stanze del potere, si era reso conto uno dei suoi collaboratori più stretti e più fedeli, fino a quando non dovette scappare in Francia perché accusato del delitto Matteotti. Per Cesare Rossi, appunto, anche lui transitato dal socialismo al fascismo, fino a diventare capo dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio. E quando sottolinea l'esasperante maniacalità di Mussolini nell'organizzazione di parate e manifestazioni di massa, anche con dettagli che adesso mi sarebbe troppo lungo esporre. Tutto questo discorso per dire che quella di Mussolini è, al di là di ogni ragionevole dubbio, la situazione narcisistica dell'Übermensch, del superuomo, che con le parole di un grande maestro di psicologia, Erich Fromm,
non usa il carisma narcisistico soltanto come strumento di successo politico. Il successo, gli applausi sono indispensabili per il suo equilibrio mentale. L'idea di essere eccezionale, infallibile, si basa essenzialmente sulla sua mania narcisistica di grandezza, non sui risultati come essere umano. Grazie a questo consenso, la fantasia si trasforma in realtà. Per la maggioranza, infatti, la realtà è costituita dal consenso generale e non è fondata sulla verifica critica della ragione. Ecco, il corpo di Mussolini diventa anche un oggetto letterario importante. Sul corpo di Mussolini, uno dei nostri scrittori, i nostri toscani, scrive nel 1928 una celebre cantata. La cantata è una forma letteraria che risale in grosso modo al Rinascimento italiano soprattutto. In questa cantata che celebra Mussolini, la cantata dell'Arci Mussolini, diciamo, o italiani ammazza vivi, il bel tempo torna già, tutti i giorni sono festivi se vendetta si farà. Sono finiti i tempi cattivi, chi ha tradito pagherà, pace ai morti e botte ai vivi. Cosa fatta capua, spunta il sole, canta il gallo, Mussolini monta a cavallo. E continua così adesso. È divertente, ma è troppo lunga da leggere. Dacci pane per i nostri denti, fantasie e cazzottature, ogni sorta di ardimenti, di mattane e d'avventure e così via. Bene, questo è il Mussolini del 28 secondo Bonaparte, che fu collaboratore vicino assai a Mussolini, lo incaricò anche di essere di dirigere la stampa di Torino, cioè, poi cadde in disgrazia. Nel libro di Cosmacini c'è una immagine di Trampolini, Mussolini a cavallo per l'appunto, molto bella tra l'altro, Trampolini era uno che sapeva il suo mestiere. Ma praticamente nello stesso periodo, ma la parte scrive: io lo osservavo con tutto il mio comodo e ne gioivo, non ho mai saputo vestirsi. I tiranni in Italia hanno sempre saputo mettersi vestiti intelligente per le occasioni cretine. Re, principi, papi, cardinali, condottieri, cortigiani, sempre sapevano vestirsi di panni, tanto più intelligenti quanto più stupidi erano gli altri a chiamare a compiere. Questa è la premessa. Ma il grande imbecille era sempre più stupido del suo vestito più cretino, sempre più cretino della più stupida occasione. Il suo gusto per l'uniforme militare gli giocava degli scherzi uno più divertente dell'altro. Quando erano in uniforme le spalle, la pancia era in borghese, quando in uniforme le gambe, le braccia erano in borghese, e il sedere non era mai né militare né borghese. Il grande imbecille non si era mai accorto di avere un deretano grasso da portinaia, perché si dice un culone. Non gli riusciva mai di essere tutto eroe nello stesso momento e nello stesso modo, tutto eroe dal capo ai piedi. Ora gli scappava fuori la pancia, ora la pappagorgia, ora il sedere. Quando diceva affacciato al balcone a chi li taglia, non si accorgeva che il petto era eroico nel gesto e nelle medaglie, ma il sedere no. Cavalcava, ecco, mi rifaccio appunto a quella illustrazione molto bella, devo dire, del libro. Cavalcava come un sacco di patate, dondolando sulla sella le gambe ciondoloni, i tacchi in dentro e in basso, le braccia troppo corte, il sedere a molla rimbalzante sulla sella, ora su una mela, ora sull'altra. O saliva sulla tribuna improvvisata fra le atle di legno dorato e i fasci di latta, si appoggiava con ambo le braccia alla ringhiera, si guardava intorno facendo la faccia feroce. Cioè, questa era anche la corporeità di Mussolini, vista da uno scrittore che a quel tempo era uno degli scrittori più importanti che potesse vantare l'Italia. Ancora sul corpo dottrinale di Mussolini, Borges ci ha insegnato che forse, dice, la storia universale è la storia di alcune metafore. Ecco, direi, sulla scia di questa affermazione, l'aspetto più significativo della corporeità mussoliniana, questa corporeità ideologica, è approfondito da Cosmacini tramite un impeccabile censimento del corpo dottrinale del Duce, che ruota intorno alla metafora, una metafora costante tratta dal linguaggio medico. Si presenta Mussolini come il medico della nazione intera, e medico non pietoso, sono parole sue. Il nostro aspetto è la crudeltà del chirurgo. E questa metafora è ripetuta tantissime volte, e ne trovate l'elenco nel libro di Cosmacini.
Quindi deve all'occorrenza impiegare anche a scopo terapeutico la violenza. Ma avverte che Pacini non si tratta soltanto di una metafora, è una figura che Mussolini incarna nel suo agire politico. Allora, accanto al corpo somatico e al corpo dottrinale ideologico, il corpo metaforico assume una valenza politica e sociale pari a quella del corpo dottrinale, ove si pensi appunto all'esaltazione dell'oratoria e della retorica sull'argomentazione e sulla persuasione. Così il metaforismo del corpo costituisce il trait fra un corpo e l'altro e la base sacrale dell'investitura del leader politico e taumaturgo apostolo della nazione. Intendo dire che il torace esibito di Benito è un'immagine vivente e consacrata della forza propulsiva di una nuova età eroica. In quel campo assolato, il corpo fisico teso nello sforzo della trebbiatura, come quello degli altri contadini, che la foto lascia immaginare ma non si vedono però, identifica il destino dell'apostolo guaritore con quello della nazione, appunto sul cammino della redenzione. Voglio ricordare che già nel 22 Pier Popetti aveva avvertito che il mussolinismo era un risultato assai più grave del fascismo stesso, perché confermava nel popolo, queste sono parole di Popetti, l'abito cortigiano, lo scarso senso della propria responsabilità, il vezzo di attendere dal duce, dal domatore, dal deus ex machina la propria salvezza. Ecco, quali ripercussioni il mussolinismo e l'apparato pubblico sul mussolinismo modellato abbia avuto nella medicina della società italiana è materia di 4 capitoli successivi, nei quali l'autore affronta appunto l'argomento focale delle grandi iniziative del regime per fondare una medicina italica, che è un'evoluzione, se ho capito bene, della versione che all'inizio del secolo un grande medico riformista, Guido Vaccelli, aveva configurato come medicina politica, che doveva essere, cioè, sono parole di Vaccelli, la perfetta fusione della clinica con l'igiene, con la missione di rafforzare la salute del popolo che si risolva nella salute dei singoli. Per sviluppare quindi la narrazione delle vicende di medicina e sanità e dei medici che conniventi o meno dovettero assistere alla mutazione e compromissione della scienza medica al servizio della politica, in parallelo a quanto contemporaneamente stava accadendo, con ancora più funesti risultati, nella Germania nazista, Cosmacini muove da questa diagnosi del mussolinismo, che del regime fu il cuore di Tenebra, il propulsore e il creatore della liturgia che è consustanziale a questa presa di potere. La storica missione della redenzione sanitaria del paese, che prevalentemente dipende ancora da un'economia agricola, nel 1935 è così riassunta da Umberto Gaddi, clinico e era detto il professore gerarca dell'Università di Parma, fascista della prima ora, nonché da 6 anni senatore del Regno. Lo Stato fascista è essere irriducibile nemico e organizzatore benefico di una lotta senza quartiere, tutto quanto si incide nella carne della razza come degenerazione, rovina organica, malattie avvelenatrici, condanne anticipate ai figli non nati. Mi trovate razza, degenerazione, parole che risuonano lugubremente un eco della folle eugenetica nazista in Germania, che già negli anni 30 e prima quindi dell'inizio della guerra sfocerà nello sterminio della Action T4 di 300.000 esseri classificati come vite indegne di essere vissute in una clinica, in un paio di cliniche, la più importante era Berlino. Mostruosità che si riassume in un verbo, il verbo tedesco Hausmerzen, oggi depennato da qualche vocabolario tedesco, cioè non tutti i vocabolari tedeschi riportano questo avverbio, che significa sopprimere e che allude alla soppressione degli agnellini difettosi quando si tratta appunto di iniziare il passaggio delle greggi in alta montagna. Bene, questo il verbo in Germania appare soltanto in qualcuno dei dizionari, ma soltanto dei più vecchi, non dei più recenti. Tornando all'Italia fascista imperiale, Cosmacini, documenti alla mano, contesta i risultati delle grandi campagne medico-sanitarie, la bonifica integrale
della malaria e si avvarrà comunque dei risultati della medicina sociale antifascista, nel 1935 risulta ferma, secondo fonti ufficiali, a meno di un sesto del preventivato. La lotta alla tubercolosi non procede come sperato, nonostante i risultati conseguiti, fatica sia per la ristrettezza dei finanziamenti, sia per l'errore di programmazione, che è un errore fondamentale però, che insiste sulla terapia, moltiplicando sanatori, dispensari e specializzazioni a scapito della prevenzione primaria. Mentre l'endemia di sifilide, che secondo Cercurgo Ceviletti nel 1936 era la malattia più diffusa in Italia, è occultata da una greve campagna di moralizzazione ambiguamente funzionale all'espandersi di, al solito, di una eugenetica razzista. Non a caso il contrasto alle malattie sessuali prevederà, cito dal documento riportato da Cosmacini, la battaglia contro il malthusianesimo, i provvedimenti a favore della nuzialità e della natalità, in pieno accordo evidentemente con la dottrina della Chiesa. E queste due cose saranno formidabili coefficienti di alta moralizzazione, che distogliendo specialmente i giovani dalla vita fatua e viziosa dei grandi centri urbani, viene automaticamente a toglierli da innumerevoli focolai di pervertimento. L'azione risanatrice si identifica quindi in Turgut con le armi spuntate della predica moralizzatrice. Cito ancora: moralizzando la famiglia, riaccendendo nell'animo degli uomini l'amore e il culto della terra, la politica mussoliniana stimola e favorisce tutte le iniziative, tutti gli sforzi tendenti a combattere il vizio, la vettola, il rilassamento dello stupore. Questa era l'impostazione della guerra contro la Siria. Quindi un'ardua tempesta, irta a livello governativo di contraddizioni tra il dire e il fare, il promettere e l'adempiere, nell'interesse collettivo, complicato per quanto riguarda la professione medica dalla corporativizzazione, che tra l'altro esige dai medici di base, altra idea, cioè i medici della famiglia, della condotta, eccetera, anche una missione di apostolato nei confronti del regime. Lasciamo, cito, che il medico nel gruppo familiare diffonda tutte quelle idee che induce vuol portare a conoscenza del popolo. Lasciamo che egli nelle famiglie faccia profondamente sentire la bellezza del fascismo. Così la periclitante salute del malato si sarebbe giovata anche della illustrazione delle magnifiche sorti progressive dischiuse dal regime. Il duce che da Palazzo Venezia veglia sulle sorti durante la notte della nazione, e come vuole il sistema totalitario, sempre in prima linea, il suo cammino attraverso l'Italia è diventato una marcia en roi del fascismo, e ormai quella che Gobetti designa l'autobiografia della nazione, un'autobiografia che ci guarda ancora da vicino, secondo me. Così ancora Gobetti: mentre gli italiani fallivano per l'esame di serietà moderna, il genio della stirpe ha ripreso tra i siti dell'avventuroso rinascimento la leggendaria figura del condottiero di milizia che dà ai servi in piedi una paterna disciplina. Su tutto il quadro, ecco, offerto dallo studio di Cosmacini, grava infine una nube più scura, direi, nella misura in cui evoca la perduta dignità, moralità, buona fede di una parte di medici che, in ossequio al grande taumaturgo, nonostante lo loro dichiarate e ancora oggi discutibili competenze di scienziati, non esitarono nell'università come nei grandi istituti di ricerca compromessi con la politica del regime fino alla complicità. Dalla lunga lista implacabilmente sciorinata non dovizia di notizie da Cosmacini si possono isolare per esempio i casi di Agostino Gemelli e di Nicola Benda, scienziati celebri e celebrati che parteciparono all'infamia della legislazione in persecuzione razziale senza peraltro pagarne lo sconto. Presto riabilitati, paradossalmente, in virtù della loro carriera scientifica, che avevano tradito anteponendo alla scienza e alla coscienza gloria e onori che presto il finale trionfo della morte del regime avrebbe cancellato. L'uno, nonostante il saio francescano, campione del fascismo cattolico, che a guerra finita fu implicato anche tramite la diplomazia vaticana nel recupero di personaggi gravemente compromessi col regime in Italia come in Germania, in nome dell'anticomunismo militante. L'altro nella fondazione di una scienza tutta italiana, una biologia politica, così la chiama lui,
al servizio della politica dello Stato, penosamente impegnato poi a dimostrare di essere stato vittima di un equivoco a proposito della politica razziale e a far dimenticare l'impegno speso molto prima del manifesto della razza nella creazione di una rete di istituzioni scientifico-sanitarie con un programma volto a formare uomini sani e armonici come li vuole il nostro regime. Ecco, io l'ho insegnato all'Università di Roma, ovviamente tanta gente, anche alla facoltà medica, ma nella facoltà di lettere ho incontrato la figlia di uno dei grandi medici del tempo, Eugenio Morelli, e mi è sembrato di fare, come dire, un salto all'indietro nel tempo, con le cose che anche lei raccontava, naturalmente glorificando il padre, che viceversa era stato uno dei personaggi che più si erano esposti nella storia della medicina italica, della medicina fascista e nella creazione appunto di strumenti che fossero anche e soprattutto di controllo piuttosto che di cura. Come è potuto accadere tutto questo nel corso di vent'anni? Il filosofo Cosmacini sottolinea lo smettere di pensare. In francese si dice la delinquenza del pensiero. Il resto direi che è venuto di seguito nella storia della distruzione della ragione a partire, grosso modo, dall'età romana. Adesso vorrei, se c'è ancora un minuto, leggervi un documento interessante, poco noto, forse non lo conosciamo, ma è una lettera di Mussolini a Marinetti, poco tempo, quando Mussolini è già Gragnano, e poco tempo dopo la visita che Marinetti gli aveva reso. Marinetti, anche lui, sta molto male, l'anno successivo morirà anche lui, e evidentemente commosso anche dal fatto che Marinetti era in cattive condizioni, Mussolini gli invia questa lettera dove racconta quali sono state le sue impressioni, le sue sensazioni anche fisiche durante il pomeriggio che vide la sua estromissione dal potere. Tu solo li puoi capire, tu che conosci gli effetti del nostro male sai che tutte e due soffrivano appunto di gastrite, eccetera, e poi per niente, la cosa era un po' più grave. La notte del 24 luglio stavo malissimo. Due ore prima della sciagurata riunione del Gran Consiglio avevo avuto un attacco violento. Sentii subito nell'aria un'ostilità dura. Parlai senza entusiasmo, a bassa voce. Mi dava un tremendo fastidio la luce bianchissima delle lampade elettriche che teneva a mo' di schermo una mano sulla fronte. Dopo la mia relazione ebbe inizio la discussione. Mi sembrava di assistere al processo contro di me. Mi sentivo imputato e nello stesso tempo spettatore. L'ulcera mi faceva soffrire fisicamente, ma il cervello era lucidissimo. Udivo distintamente la requisitoria di Grandi, spietata, ma ogni energia in me era improvvisamente sopita. Sai che questo è uno degli effetti del nostro male, annulla totalmente le energie pur conservando una lucidità che chiamerei addirittura trasparente. Grazie per la Grazie al professor Pietti, e la parola a Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo del Serio. Grazie, non so, probabilmente sono stato invitato qui per la mia ignoranza di storia della medicina e di medicina in generale. È vero che mio padre, di cui si parlava col professor Cosmacini, ci leggeva solennemente, quando eravamo bambini, Cacciatori di microbi di Paul de Kruijf, per insegnarci l'importanza di questa storia. Ma onestamente questi studi non li ho molto coltivati. Però forse proprio per questo posso dire le impressioni che mi ha fatto questo libro. Intanto vorrei mandare un saluto, diciamo, simbolico. Careggi è costeggiato da un viale. Questo viale si intitola Gaetano Pieraccini, che era un medico, filantropo, come usava all'epoca, del socialista, deputato del prefascismo, e poi è stato il primo sindaco della Liberazione. Pieraccini ovviamente non poteva più fare politica durante il fascismo e si rese protagonista di studi molto interessanti, che sono stati poi pubblicati, sulla stirpe dei medici di Cafaggiolo, cioè su una storia medica del declino della dinastia dei medici,
appunto attraverso le sue determinanti mediche. Da questo punto di vista credo che forse un altro volume, un prossimo volume, potrebbe essere quello appunto sui medici che sono stati di fatto estromessi dalla storia della medicina con l'arrivo del fascismo. Naturalmente il volume ne parla molto al momento delle leggi razziali. Come ricordava Enrico Ghidetti, il libro si divide in 5 parti: la corporeità, Ghidetti ne ha parlato benissimo, la redenzione, erano le 3 grandi endemie, cioè quelle della malaria, della TBC e della sifilide, che il regime avrebbe dovuto sapere affrontare e troncare. Poi la corporazione, qui dal punto di vista è molto interessante perché ci fa vedere come, malgrado il totalitarismo del regime, per esempio una vera unificazione delle mutue non gli era riuscita, e tutto sommato diciamo è vero che l'ordine dei medici erano stati aboliti, ma tutto sommato le vecchie classi dirigenti erano riuscite, se ho capito bene dal libro, a ricavarsi delle nicchie in cui potevano portare avanti i loro... Questo però è il punto forse che mi porta a sottolineare l'impostazione metodologica del libro. Il libro si richiama, come impostazione metodologica, al grande storico francese Marc Bloch, un ebreo francese, eroico combattente della resistenza e ucciso dai nazisti durante la resistenza francese stessa. Direi che questa impostazione storica cerca di allargare l'orizzonte rispetto alla storia che si chiama evenemenziale, cioè la storia degli avvenimenti, di quello che hanno detto i grossi protagonisti degli avvenimenti, per vedere poi struttura per struttura che cosa è successo realmente. E in questo caso il capitolo corporazione appunto è molto interessante perché riguarda i tentativi del regime di creare un vestito unitario che tutto sommato non decollano. La stessa creazione di quello che sarà poi l'INAM è sostanzialmente della fine della guerra a cose fatte, ma credo che sia molto originale e molto interessante. Poi arriva la parte imperialismo e la parte finale macedonia e di castica, diciamo. L'imperialismo analizza molte cose interessanti, fra l'altro il tentativo di un diciamo culto della razza fascista in un primo tempo diverso da quella nazista e poi dopo assimilato, perché secondo l'impostazione, secondo l'analisi che fa il professor Cosmacino, all'inizio diciamo la coltivazione della razza proprio del fascismo sarebbe, diciamo così, in positivo, cioè tutta una serie di provvedimenti, in parte Ghidetti ne ha parlato, che devono servire a rafforzare e a selezionare la razza italiana, a sua volta erede dell'impero romano, di queste belle cose qui. Mentre invece il razzismo nazista, secondo questa analisi, sarebbe il razzismo in negativo, cioè la razza ariana che deve prevalere fortemente e violentemente sulle altre. Ed è interessante quello che ci spiega il professor Cosmacini, e cioè che poi c'è la virata, cioè quando poi c'è le leggi razziali e c'è un legame sempre maggiore di Mussolini a Hitler e quindi del fascismo al nazismo, c'è la virata, anche questo razzismo italiano peculiare si uniforma naturalmente a quello nazista. Il libro Macerie è il libro per dire che cosa rimane, perché credo che si possa dire, analizzando capitolo per capitolo, che tutto sommato questa è una storia di fallimenti, cioè non c'è una cosa che riesce. Forse da ex economista, ma Domenico Preti vi potrà correggere, forse la parte più seria è la bonifica integrale di Serpieri, tutto sommato, la quale doveva essere poi substrato della bonifica antimalaria, che in realtà ci vuole poi gli antibiotici, ci vuole il DDT per stroncare. Forse è la parte, diciamo così, più seria, ma lo stesso Serpieri, che poi è un incrocio in fondo di riformismo, è in realtà poi frenato dal fatto che il fatto di classe, il fatto che non si mettesse in discussione la proprietà, il fatto che non si facesse la riforma agraria, rendeva la bonifica integrale, diciamo così, zoppa. È interessante vedere perché, in teoria, un Stato totalitario potrebbe essere anche uno Stato che si occupa di quello che noi in termini moderni chiamiamo il welfare, no? Cioè un'elevazione. E vediamo se ho mantenuto il
se mi è rimasto, se no vado a memoria, eccolo, se mi è rimasto il segnale, c'è in particolare un nuovo presidente del Comitato Nazionale per la Biologia del CNR nel 1929, Filippo Bottazzi. Filippo Bottazzi esprime la sua filosofia in una conferenza alla Scuola di Sanità Militare di Firenze, anche per questo è interessante. La razione proteica giornaliera. L'assunto da cui si parte è che in realtà alla classe lavoratrice, alla classe contadina, mancano le proteine. Su questo Bottazzi è chiaro, sembrerebbe quasi, virgolette, progressista, cioè dire, se vuoi, lui dice, allargire un relativo benessere alle classi meno agiate, le quali anche in tempo di pace si alimentano scarsamente e male, e a raggiungere la massima possibile indipendenza viene un'attuale politica di governo nazionale fascista. Sembrerebbe quindi che ci sia una buona intenzione, cioè cerchiamo di nutrire meglio anche le classi popolari, dandogli un... Però subito dopo casca l'asino, perché la cosa che successivamente lui prende in esame è qual è il minimo che bisogna dare perché le cose non vadano male. Cioè si parte dal dire di non dare più proteine, ma poi l'esito è dire, beh, vediamo un po' qual è il minimo che si deve assicurare, che non è molto progressista, diciamo, ecco. E questo è interessante perché tutto sommato, nonostante che sia stato un regime, diciamo, la caratteristica del fascismo, quella che poi piacque tanto a Hitler, non era semplicemente una dittatura di militari o una dittatura aristocratica, era un regime di massa, no? Questo è il tentativo di creare un regime di massa, cosa che avviene nello sport, ecco, da qui però si vede come questo regime fosse assolutamente gerarchico dal punto di vista delle classi sociali. È importante dargli più proteine, ma soprattutto guardiamo a qual è il minimo che si potrebbe dare. Viene in mente, vi ricordate anche Hitler che assorbe i due piatti in un piatto solo, no? Vi ricordate, il primo piatto viene assorbito come contorno dell'unico piatto. Quindi faccio questi squarci per dire quant'è interessante questo libro. Ma sceglie perché si arriva certamente alle leggi razziali, anche qui, come è avvenuto per Riccardo dalla volta, per le nostre discipline, ci sono illustri cattedratici ebrei che hanno firmato il manifesto fascista che subiscono ovviamente la persecuzione alla pari degli altri, anzi Mussolini pare sia particolarmente cattivo su questo, perché gli vorrebbero proporre il caso specifico di un grande medico Donati, che vorrebbero in qualche modo alleggerire la sua posizione, ma Mussolini dice no, va trattato come gli altri e quindi è messo fuori. La cosa che qui non viene appena appena accennata, ma che a me piace sviluppare, fra le famiglie di medici importanti ebrei che devono andarsene, per fortuna riescono ad andarsene, cioè in Brasile la famiglia Sepinti. Chi è qui probabilmente ha conosciuto Tullio, che è scomparso anche lui. Ma Alessandro Sepinti, padre di Tullio, è stato il padre della riforma patriottica, sulla base, naturalmente, ispirandosi a quella inglese. È quello che ha di fatto scritto la riforma che poi politicamente è stata portata avanti nel periodo del centro-sinistra dal ministro della Sanità fiorentino Luigi Mariotti. Questo vi dice quanto personaggio come Sepinti, che appunto viene costretto ad esilio poi ritornano, e anzi all'inizio gli esilio li trattano male. Per fortuna il Brasile poi entra in guerra, come è noto, contro l'asse, anche a Pistoia c'è un cimitero di brasiliani, e uno degli orgogli nazionali del Brasile, si possono ridere o meno, è di avere vinto la seconda guerra mondiale, loro sono, si considerano una delle potenze, comunque l'hanno fatta dalla parte giusta, mettiamoci da questa parte. Ma questi nomi che vengono nominati sono molto interessanti, uno è anche quello del professor Giuseppe Levi. Professor Giuseppe Levi l'avrete tutti visto come protagonista di Lessico familiare di Natalia Ginsburg, quello che durante le passeggiate in montagna dice 50 minuti di cammino, 10 minuti di fermata, non si mangia, non si beve, so che la medicina è cambiata, ora si può bere durante. Però io lo conosco perché mio padre nelle passeggiate, amava moltissimo le passeggiate in montagna, si ispirava assolutamente alle regole del professor Giuseppe Levi, che comunque era uno dei personaggi e uno dei protagonisti di questa vicenda. Che dire, credo che venga fuori, ora non mi voglio togliere il piacere di leggere il libro, ma credo che venga fuori molto. Ma le macerie, cioè la conclusione,
ha una certa attualità, perché cos'è che rimane di tutto questo sciarpame di fesserie? È il legame col cattolicesimo stesso, padre Gementi, Pende, eccetera. Questo si protrae nella storia italiana anche negli anni 50. Certamente sentono degli elementi di arretratezza dell'evoluzione della società italiana, che su tanti aspetti, i diritti sanitari, i diritti civili, ha dovuto incorrere altri paesi. E anche poi questo aspetto, credo che in altri paesi, penso la Francia sia avvenuto diversamente, almeno non ho fatto studi, ma credo sia avvenuto diversamente, il tentativo di questi personaggi di riabilitarsi e di non pagare nemmeno il prezzo di stare un po' zitti, insomma, no? Almeno state zitti qualche anno. Per cui il nostro professor Pende, che nega di essere stato firmatario del manifesto contro la razza, riappare naturalmente, e questo naturalmente nell'ambito di quello che era Pio XII, riappare come autore del libro su, come si chiama, il Vangelo, adesso io, un attimo, forse il professor Cosmacini mi aiuta, un medico di fronte al Vangelo, si riabilita perché cerca di spiegare come le sue teorie, le sue impostazioni sono in realtà nell'ortodossia della Chiesa Cattolica Italiana, e come noto lo stesso De Gasperi dovette trovarsi di fronte a questa autonomia dell'azione cattolica di Gelda e al tentativo di basarsi su Gelda per una lista che aprisse ai fascisti per le elezioni del Campidoglio. De Gasperi contrastò e, come noto, gli valse l'esclusione dalla udienza a lui e a sua moglie in Vaticano. Quindi, ahimè, sono macerie, perché mi sembra, poi sentiremo l'autore, non c'è settore in cui tutto sommato queste grandi ambizioni non abbiano mostrato la corda, diciamo così, e quindi sono macerie, ma con questa cosa che perdura, il tentativo di allacciarsi a questa destra cattolica, a questo periodo di Pio XI, per continuare, per protrarsi. E naturalmente ci vorrà tanto tempo per liberarsi di questa parente, bisogna aspettare il referendum sul divorzio, poi alla fine del sangue, per liberarsi di questo dato. Quindi, come già accennava Enrico Ghidetti, si tratta del passato, ma non soltanto del passato. Bene, credo che effettivamente dobbiamo ringraziare Cosmacini per questo libro, anche perché oggi è di moda dare una raffigurazione del fascismo come di un regime tutto sommato benefico. Certo, ha fatto la fesseria delle leggi razziali, Dio mio, è entrato in guerra e quindi è, come a dire, se non fosse entrato in guerra sarebbe successo come con Franco, ce lo saremmo tenuto fino alla morte del dittatore o giù di lì. Beh, insomma, questa è una tesi storiografica che si demolisce da tanti punti di vista, ma credo che questo sia un mattone molto positivo anche per questa demolizione. Grazie. Anche per essere stato assolutamente nei tempi, e la parola al professor Preti. C'è scritto bene nella presentazione storico, però in realtà è, insomma, storico sì, ma storico dell'economia. Se qualche mio studente fosse qui presente, direi, ma il professor Preti cosa c'entra con medici e medicina, perché sono 30 anni, insomma, che studio l'economia, il ciclo economico, quindi insomma è un ritorno al passato questo. Naturalmente io sono venuto perché volevo avere l'onore di conoscere il professor Cosmacini dopo anni di lettura, di essersi ritrovati insieme in diverse pubblicazioni. E certamente il mio occhio è un occhio, diciamo, molto diverso, nel senso, la cosa che io ho apprezzato maggiormente, diciamo, nel libro del professor Cosmacini è intanto l'atteggiamento verso il fascismo. Insomma, il fascismo è, come dire, un regime reazionario, un regime antipopolare. Il fascismo è, come dire, una dittatura crudele anche. Quindi bisogna partire da questo per capire il senso di una modernizzazione fallita. Il fallimento è, come dire, specialmente, che si legge molto bene sul piano della sanità, della storia della medicina e dei medici,
perché insomma bisogna partire intanto da questo dato iniziale. Il dato iniziale è che con il fascismo quando arriva al potere fa una rivoluzione passiva che liquida tutto, cioè liquida tutte le fonti, quelle che erano state le fonti della medicina, della storia della medicina, nel senso fa fuori il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, fa fuori i sindacati, fa fuori tutto, tutte le istituzioni sociali, quindi diciamo questo, l'inchiesta parlamentare, insomma c'è tutta una serie di questioni che non sono, attraverso le quali non è più agevole capire lo stato delle masse sociali, lo stato delle masse lavoratrici. Pensate al sindacato, pensate alla stampa sindacale che non c'è più, l'inchiesta parlamentare che non c'è più, insomma, sparisce tutto. E allora io, quando sono stato, come dire, chiamato a collaborare per una storia sociale del fascismo, la prima cosa che ho fatto è una ricognizione dei fonti e mi sono trovato di fronte a questo vuoto documentario. Allora, dov'è che si studia la storia sociale? Si studia facendo storia della medicina, facendo storia della sanità. Questo è il primo. Quindi si incontrano vari problemi. Il primo problema per superare questa carenza dei fondi è lavorare in un fondo ricchissimo, un fondo prezioso che è conservato nei sotterranei dell'archivio di Stato, dell'archivio centrale dello Stato, e che è il fondo delle opere pubbliche. Questo è un fondo praticamente inesplorato. Sono 200 metri di scaffali ben nascosti, in cui la vicenda delle opere pie, delle IPA, immortali per molti decenni, anche dopo, e fino ad oggi forse, perché ancora qualche IPAB inutile è sopravvissuta, perché le IPAB rimangono, e soprattutto, io dico le IPAB, voglio qui però circoscrivermi sul tema invece di un IPAB che è la struttura portante di un sistema sanitario, cioè l'ospedale. L'istituzione ospedaliera non viene riformata, ma non viene riformata perché continua a rimanere un corpus all'interno di questo materiale immenso che sono le opere di carità, insomma, no? Preportofi, ricoveri, insomma, di tutto questo mondo che è ancora seppellito, diciamo, nelle cantine dell'archivio di Stato centrale dello Stato. E quindi perché questo? Perché non è stato toccato? Perché le opere pie, e l'ospedale anche come opera pia, erano la mano secolare del clero, perché erano fondate fino al Medioevo, fino al Rinascimento, erano fondate sul principio della carità privata, erano un patrimonio fruttifero, ricco, che era governato dal clero. Cioè gli ospedali erano nati per donazioni, con statuti e governati dal fondatore. Quindi il rispetto dell'idea che l'ospedale dovesse trovare la base finanziaria della sua esistenza nella carità pubblica, consentiva di non toccare l'istituzione ospedaliera. Era la longa mano del controllo sociale del clero e della chiesa sulle masse popolari, insomma era un elemento molto importante, che non si voleva assolutamente laicizzare, e non si riesce a laicizzare, perché nella legge del 90 di Cristo, che intendeva levare potere, rompere questo blocco di potere, insomma, e di manovra sociale, né la legge del 90 né quella del 23 verranno mai toccate. Per cui, ecco la tragedia: se voi andate in archivio di Stato, dove trovate gli ospedali? Sotto la voce amministrativa, cioè del Ministero degli Interni intanto, però sotto la Direzione Generale Amministrazione Civile, cioè tutto questo corpus finanziato dalla carità privata, nel quale lo Stato non deve entrare, tutto questo corpus è sottratto al controllo dell'amministrazione sanitaria, degli ospedali, del Ministero, della Direzione Generale della Sanità. Per cui tutto questo
tutto questo patrimonio che è nascosto in questi sotterranei era una realtà privata, dove lo Stato non entrava neanche come dire, per controllare gli aspetti sanitari di queste istituzioni, no? E quindi questo elemento è stato un elemento che effettivamente ha bloccato il processo di, come dire, di utilizzo in forma civile dell'ospedale. E come si può dire? Cioè, questa mancata laicizzazione, per motivi eminentemente politici, queste cose non si toccano, sono una realtà che non si tocca da parte né prima né lo Stato fascista non le tocca. Con il concordato le cose vanno ancora meglio per queste istituzioni, però sono sottratte al controllo delle autorità sanitarie. Questo è il primo punto. Quindi questo è il primo punto per cui, come dire, certe riforme non funzionano. Certe riforme non possono funzionare, perché la modernizzazione dell'ospedale è sottoposta, non è controllabile da, come dire, né dallo Stato né... non rientra in una politica di progresso. L'ospedale poi, vabbè, discorso, l'ospedale era e qui entriamo in un'altra categoria che è quella della corporatizzazione dello Stato, perché la cura ospedaliera era una cura riservata ai poveri, solo i poveri andavano, prima della guerra solo i poveri, anzi si diffidava, si andava per mangiare, insomma, no? Si diffidava, si aveva paura dell'ospedale, perché era un posto pericoloso. E quindi questo era l'elemento per cui, come dire, questo condizionava tutto. E soprattutto l'ospedale era finanziato dai comuni, perché il domicilio di soccorso era, cioè il modo con cui gli ospedali ricoveravano i malati dipendeva dal fatto che il comune autorizzasse, avesse soldi per pagare le rette ospedaliere. E quindi questo è il primo punto, diciamo così, di una corporativizzazione della sanità. Cioè, in Italia in ogni realtà locale, gli ospedali erano in grado di assistere o curare e curare solamente se nella misura in cui i comuni avessero i mezzi per aiutarlo, per pagare le rette. Quindi su tutto il territorio nazionale nasce un corpo di Arlecchino, un mantello di Arlecchino, per cui a Milano gli ospedali non funzionano ma a Caltanissetta. Cioè il nord non funziona ma al sud, dove ci sono istituti, dove c'è un patrimonio industriale, dove c'è una ricchezza, diciamo, di donatori. Quindi insomma, l'ospedale è la prima base della introduzione del criterio, del fatto che rimane il criterio che i malati vengono curati in maniera diversa a seconda dove sono geograficamente in Italia. Questo è il primo dato di forte discriminazione. Non tutti sono uguali di fronte alla malattia, solamente alcuni che appunto vivono in realtà in cui appunto ci sono le risorse necessarie per curare. Questo è il primo punto. E quindi, voi capite, poi quando poi l'ospedale, cioè questa mancata riforma, laicizzazione, ha poi determinato che cosa? Quando poi dal dopoguerra l'ospedale diventa un luogo di... cioè, progressi della scena, la chirurgia che durante la guerra, la medicina della guerra, dopo guerra, insomma, tutte queste esperienze aprono l'ospedale alla, diciamo, ad una dimensione scientifica, una dimensione tecnica, che insomma la cura diventa. E a questo punto nasce l'esigenza da parte degli ospedali di finanziarsi attraverso che cosa? Attraverso le rette ospedaliere e attraverso le camere a pagamento. Nasce il business, gli ospedali diventano proprio l'accento di un business molto, molto ricco. In questo famoso sotterraneo io ho trovato le parcelle pagate dagli ospedali ai clinici. Si arriva a pagare anche 70.000 lire per un'operazione. Si pagano decine e decine di migliaia di lire l'anno, fino a 100.000 lire l'anno, quando un podere costava 20.000
20.000 lire, cioè un singolo chirurgo, cioè diventa un business. Nascono le baronie, nascono la lotta a coltello per conquistare le baronie e nasce tutto quello che poi degenererà anche nel secondo dopoguerra. L'altro elemento di corporativizzazione, anche questo è importante, diciamo, che impedisce poi di fatto che la sanità faccia un salto di qualità, ed è come dire, l'assicurazione, le mutue, perché perché le mutue non funzionano? Semplicemente perché il fascismo è un regime di classe, gli industriali tagliano i salari, specialmente dopo il 27, dopo quota 90, dopo il 26, cioè dove c'è la rivoluzione. Quindi, diciamo, succede questo, che gli industriali fanno una politica dei bassi salari, ovviamente, e con questi bassi salari non hanno intenzione, oltretutto, di pagare quote di mutua che siano almeno sufficienti a garantire un minimo di funzionalità. Per cui le mutue non funzionano, certamente. Il professor Tormacini ricorda che in una famosa filza di affari generali ho trovato, diciamo, appunto le lamentele su come non funzionasse. Non potevano funzionare perché i contributi erano dell'1%, 2%, quando per funzionare al minimo ce ne volevano 6 o 7%. Quindi, ecco, il regime di repressione autoritario, come dire, contro le classi lavoratrici, contro i poveri soprattutto, questo regime è un elemento che condiziona. Quindi, come dire, la dittatura fascista, la reazione fascista ha conseguenze dirette sulla sanità pubblica, perché non rimuove e non promuove. E quindi, insomma, questo è un dato di fatto. Quindi, come dire, lo stesso discorso noi lo ritroviamo, diciamo, vicende che il professor Tomacini ricorda a proposito della TBC, per esempio, perché la tubercolosi è una malattia molto particolare, ma che, insomma, è l'unico paese al mondo, l'Italia, che l'assicura, che protegge, che non fa l'assicurazione generale malattia come si fa all'estero. Cioè, all'estero la cura della tubercolosi si fa con l'assicurazione generale malattia, perché questa è una malattia sociale, è una malattia che implica altre malattie, è una malattia che appunto trova la sua, che deve essere affrontata dal punto di vista sociale, l'alimentazione, la casa, i salari, queste cose a spettro largo. Se si cura semplicemente la malattia, se si isola il fenomeno, non si ottengono risultati. Potrei fare una piccola polemica con il professor Tomacini, e dice, io sono tra quelli che dice che è fallita, insomma, la lotta antitubercolare, ma è fallita perché è fallito il contesto nel quale doveva operare. Non si fanno case, si tagliano, la gente nel sud mangia erba, cioè la condizione del sud è una condizione inenarrabile. Case sono spelonche, si mangia l'erba, cioè sottoalimentazione, igiene che, ecco, non arriva neanche, diciamo così, alle masse. La concezione di, no, è più importante conoscere il nome della Tecca Raelle che usare il sapone nell'igiene personale, insomma è quella cultura, poi, no? Una cultura. Quindi questo è un altro elemento, diciamo, molto importante. Allora, io come dire, devo chiudere, voglio andare altro, vero? Ci siamo? Quasi, sì. Basta, vabbè. Allora, diciamo, il problema fondamentale, voglio dire due cose. Prima, lo sapete che per farsi ricoverare i malati delle volte d'inverno si spogliavano davanti all'ospedale per ammalarsi. L'assicurazione antitubercolare è un'assicurazione che scatta quando la malattia è già insorta. Quindi, diciamo, e poi è una vicenda, l'assicurazione al di fuori del contesto dell'assicurazione malattie, generale malattie, non funziona. Quindi, noi ricordiamoci poi che queste misure, diciamo, la bonifica integrale, la lotta antitubercolare, vengono realizzate come misure anticongiunturali, perché la stabilizzazione 26-27 è una stabilizzazione, cioè una deflazione paurosa, fatta per motivi che non è il caso di ricordare, una deflazione paurosa che
come dire, crea disoccupazione, crea situazioni economiche molto difficili. Quindi, diciamo, in questo contesto la lotta antitubercolare diventa ancora più difficile. E c'è questa contraddizione, cioè un regime di massa che reprime i consumi alimentari italiani dal 20 al 40 diminuiscono le proteine, diminuiscono addirittura le calorie, cioè il popolo è affamato. Come si fa a curare un popolo affamato? Se voi vedete le foto della gente degli anni del primo dopoguerra, sono tutti magrissimi, la pancia non esiste, forse quella del Duce esisteva, ma la pancia dei contadini italiani non esisteva proprio. Quindi c'è una contraddizione in termini. Se te fai una politica repressiva, delle condizioni sociali, non puoi pensare poi che la sanità dia la battaglia che combatti contro le malattie sociali abbia una possibilità, una chance di vittoria. Quindi io dico, quando si studiano queste le realizzazioni del fascismo, bisogna sempre stare attenti a come si fa. La tubercolosi fa, fa dal punto di vista, dal punto di vista di come si opera in un brain system, cioè il malato invece di essere, è colpevolizzato. La malattia è una malattia individuale, è una malattia vergognosa, quindi è una malattia che fa scappare il malato invece che portarlo a curarsi, no? E quindi questo è il discorso. Il brain system è un brain system che impedisce di far emergere, l'ultima parola, io me ne scuso, mi scuso con dalla lettura di questo libro, mi ha molto confortato, perché questi non sono tempi in cui, la lettura di questi temi, che pure sembrano temi tecnici, no? Sembrerebbero, ecco, tenere sempre di conto, che stiamo parlando di realtà che si muovono all'interno di una dittatura spietata contro i lavoratori e contro i poveri, contro la realtà contadina. Ecco, questo, è sempre presente. Il professor Pomacini ha sempre presente questa idea che se si spiegano le cose, se non si spiegano le cose, se non si parte da questa considerazione. Vorrei ringraziare intanto la Pantarea e il Circolo di Firenze per avermi dato la possibilità di sedere qui. Siamo a corto con i tempi, ma permettetemi di presentarmi con una battuta per giustificare la mia presenza qui. Evidentemente non ho le credenziali degli altri correlatori che sono qui presenti. Prima di iniziare, il professor Cosmacini ha detto che sarebbe stato opportuno lasciare più spazio a noi per eventualmente criticare il suo libro. Non lo farò, non sono in grado di farlo. Io sono un medico e, se vogliamo, sono un lettore amatoriale. Sono stato invitato qui per esprimere il mio punto di vista come medico su implicazioni attuali di una lettura come quella che viene presentata oggi. Se vogliamo, l'altro punto di contatto col professor Cosmacini, l'ho citato prima, l'ho fatto sorridere, è che il mio primo esame di medicina l'ho preparato studiando esattamente il libro del professore, la prima lezione di medicina. Al di là di questi aspetti, ecco, sono molti i punti di contatto con l'attualità che la lettura di questo libro solleva. Riassumendoli con una battuta, io nel leggere i vari episodi, anche se non si tratta di una semplice cronistoria, i vari episodi che vengono raccontati molto bene, in maniera anche divertente sotto certi aspetti, dal professor Cosmacini, mi è venuta in mente una battuta
che Bertolt Brecht fa dire a Galileo, nella vita di Galileo. Siamo nel 1611, Galileo ha visto le sue teorie confermate dal Collegio Romano, sa benissimo quello che l'aspetta. Un monaco si rivolge a lui invitandolo a rifiutare lo studio dell'astronomia, dicendogli che probabilmente la verità, se esiste veramente, si farà strada anche senza l'aiuto di Galileo. E Galileo risponde che questo non è assolutamente vero, che la verità riesce a imporsi solo nella misura in cui noi la imponiamo. La vittoria della razionalità non può che essere la vittoria di coloro che vogliono essere razionali. Non è un caso se Brecht abbia scritto queste parole alla fine degli anni 30, quando la Germania aveva a che fare con la sua dittatura, aveva i suoi problemi. Questa riflessione mi sembra molto rilevante, perché se è vero che la verità riesce solo a imporsi nella misura in cui viene imposta, se ne deduce che è possibile anche il contrario, cioè che questa lotta delle verità, delle non verità, vengano sostituite ad essa. Mi sembra fosse stato proprio il caso di alcune teorie pseudoscientifiche che sono state citate, che sono ben note a tutti, ma così come anche per certi aspetti di pianificazione di politica sanitaria di stampo fascista, che sostanzialmente si ponevano agli antitesi di una programmazione razionale, come è stata invece poi quella sviluppata nel dopoguerra e che ha trovato nei decenni una validazione della propria efficacia. Per lo Stato fascista la scienza non è un ente sovranazionale indipendente, ma deve avere il marchio nazionale del regime fascista, e quindi si subordina in maniera velenosa alla politica. Sebbene certi aspetti della dittatura fascista siano stati farseschi, insomma quasi buffoneschi, gli esiti purtroppo sono stati fin troppo tragici, come è noto e come è stato messo in evidenza. Viene da chiedersi come sia stata possibile una tale subordinazione della scienza alla politica. Ripeto, non sono uno storico e non voglio fare un excursus di questo tipo. È già stato inoltre messo in evidenza molto bene come nell'Italia post-bellica una situazione di squilibrio, di tensioni sociali, di difficoltà economiche abbia portato le cosiddette, con tutte le virgolette del caso, classi dirigenti a investire per il rilancio in un tipo di politica retriva, in un tipo di politica estremamente conservatrice, i cui esiti sono noti a tutti. La cosa più sconvolgente per quanto mi riguarda è che questo appoggio sia avvenuto praticamente in maniera trasversale e soprattutto con un appoggio pressoché incondizionato della stampa. Anche questo si riallaccia alla situazione attuale, nel momento in cui un maggiore livello di accesso alle informazioni non coincide necessariamente con un aumento della conoscenza in senso stretto. Basta pensare oggi a negazione, il cosiddetto negazionismo scientifico per quello che riguarda i vaccini, basta pensare a un certo tipo di propaganda francamente nauseante per quello che riguarda la presenza di etnie, radici e razze che debbano essere tutelate perché sono insidiate da altre che stanno sopraggiungendo, francamente. Questo è tanto più vero, almeno deve costituire elemento di riflessione per chi fa il lavoro che faccio io. Non è a mio avviso concepibile oggi alcun tipo di tolleranza o indulgenza rispetto a queste tendenze, così come a alcune forme più subdole che tendono a fare dei distinguo, delle eccezioni e a filtrare, diciamo, chi merita di entrare nel nostro consenso sociale e chi no, sulla base appunto di argomenti che non hanno alcuna valenza scientifica. Ovviamente non c'è oggi, dal punto di vista di un medico, un pericolo che il fascismo ritorni nelle forme specifiche in cui lo abbiamo conosciuto, ma non è escluso il ritorno a una tendenza ostracizzante verso, credo, il metodo scientifico come mezzo di ricerca della verità, totemizzando invece alcuni concetti che appunto devono essere per forza enunciati da autorità anche politiche che sono preposte a questo scopo, con tutte le conseguenze che se ne possono immaginare.
viene detto nell'introduzione del libro, giustamente, che interessi e ideologie continuano ad alimentare la contrapposizione tra noi e gli altri, che c'era in forme nuove sempre gli stessi trucchi. Vale invece la pena di ricordare come la scienza o il metodo scientifico, ripeto, siano qualcosa di estremamente dialettico, di estremamente poco incline a una subordinazione, nel momento stesso in cui la scienza spesso arriva a confutare risultati che sembravano conquiste acquisite e con un fondamento a volte anche indiscutibile. Mi avvio alla conclusione, cito nuovamente il Galileo di Brecht, l'inquisitore incalza il Papa per fare il processo a Galileo, per fare abiurare, fare ritirare le sue tesi. E l'inquisitore dice: il mondo è percorso da un'inquietudine nefanda. Le cifre parlano chiaro, questo è il loro grido di battaglia. Ma da dove provengono quelle cifre? Lo sanno tutti, dal dubbio. Questi uomini mettono in dubbio ogni cosa. Dovremmo forse fondare la società degli uomini sul dubbio anziché sulla fede? Purtroppo questa domanda credo che sia attuale e la risposta è che sarebbe auspicabile farlo. I lavori come questi che vengono presentati oggi, a mio avviso, offrono per un medico degli spunti di riflessione di questo tipo, ovviamente per chi ha interesse a farlo. Secondo me i medici dovrebbero essere fra i primi a fare questo tipo di riflessioni. Grazie. Grazie. Professor Cosmacini. Anzitutto grazie a tutti voi che mi fate credito del vostro ascolto, grazie al Centro Filippo Bonarroti, alla Fondazione Circolo Rosselli, qui autorevolmente rappresentate, all'edizione Pantarei e chi mi ha preceduto, cominciando da Enrico Ghidetti, l'amico Ghidetti, professor Baldo Spini, professor Domenico Preti e il dottor Giovanni Muscas. Io faccio eco alle loro osservazioni più che dirvi cose che nel libro trovate e che ho scritto e che quindi è inutile che vi dica, ammesso che voi vogliate leggere il libro. Ma da quanto è stato detto del libro sono emerse alcune osservazioni. Comincerò a ritroso da quanto ha detto Muscas, sottolineando da giovane medico l'importanza della formazione di un medico. Formazione di un medico è il ruolo della scienza, che la scienza per definizione dovrebbe essere neutra. La scienza dovrebbe rispondere ai quesiti del vero e del falso, la verificazione e la falsificazione. L'ha insegnato Popper. Ma la scienza non è asettica. La scienza, e ammesso che la medicina sia una scienza, io ho scritto un libro intitolato La medicina non è una scienza, ammesso che la medicina sia una scienza, essa si esercita in un mondo di valori. E in questo mondo di valori si tratta di scegliere fra il giusto e l'ingiusto, tra l'equo e l'iniquo. Quindi la medicina si deve pronunciare su questi problemi che dal 1970 si chiamano bioetici e che noi possiamo chiamare biopolitici. Quindi credere in una medicina astratta che non si deve confrontare con queste problematiche e che i medici, qualunque ruolo essi svolgano, non devono ben tenere presenti anche il loro ruolo nella società, nei confronti del singolo, nel rapporto duale e nei confronti della pluralità, nel rapporto plurale, mi sembra una cosa che giustamente vada sottolineata. Questo è un libro che parla di medicina. Voi trovate nel titolo Medici e Medicina, non trovate il nome Sanità, anche se un capitolo, il secondo, è centrato sui problemi della sanità nel periodo fascista. Ma di questa problematica, di cui al riassunto
alcuni passaggi Domenico Preti, io mi ero già occupato nella mia Storia della Medicina e della SAE in Italia, pubblicata dalla terza e giunta alla decima edizione, in cui in questo periodo io mi sono occupato di malaria, di tubercolosi e di sifilide in periodo fascista, prospettando alcune tesi che ribadisco in un capitolo del libro, il quale però è centrato sulla medicina, sui medici, sul linguaggio medico, che per esempio attiene alla corporeità di Mussolini, di detti esemplarmente, come sempre fa. Ha parlato a lungo della psicologia di Mussolini. Io direi che la mia osservazione, più che psicologica, è somatologica. E infatti il capitolo si chiama Corporeità, anche perché, naturalmente vittima della mia ispirazione di materialismo scientifico, ritengo che l'unità dell'uomo sia psicosomatica e non possa essere scisso il corpo dalla mente e la mente dal corpo. La corporeità di Mussolini, rappresentata, come ha detto Ghidetti, in modo enfatico, come quella del vir romanus, erede della romanità imperiale, che ripropone nei suoi gesti e nei suoi atti, fa conto con una sofferenza fisica, somatica, che accompagna l'uomo quasi per tutta la vita. Soffre di quella che viene diagnosticata più volte, un'ulcera gastrodenale, gli viene riscontrato un'epatomegalia che deporta quattro dita trasverse dall'arcata costale e un'anemia avvalorata dalla computo dei globuli rossi. Viene sottoposto ad analisi per vedere se ha o non ha la sifilide, che Mussolini stesso richiede al suo medico curante perché non è sicuro dei suoi trascorsi sessuali. Non ce l'ha, viene rassicurato, ma soffre ripetutamente. E si snodano nel corso della sua vita numerosi medici d'autobordo, di cui faccio i nomi, fino all'ultimo, che è quello che gli mette a fianco Adolf Hitler nel periodo della Repubblica di Salò, perché non si fida più dei medici italiani che l'hanno avuto in cura fino allora. Ti mando io il medico giusto. Ed è il dottor Pio Zacharias, che forse è quello che è più vicino all'uomo Mussolini negli ultimi mesi della sua vita. Ecco, il vedere come questa vicenda, Ghidetti ha anche citato, molto bella, una cosa che io non ho citato nel libro, ma a cui alludo senza saperne esattamente la fonte, cioè la lettera che lui scrive a Marinetti. Sostanzialmente la storiografia, interpretando questo frangente, che cosa ci dice? Ci dice che a un certo momento della seduta del 25 luglio, visto che la mala parata che stava prendendo il Gran Consiglio, Mussolini chiede una sospensione adducendo dei disturbi di stomaco. Sanno che è sofferente spesso di questi disturbi e gli viene accordata. Lui spera che in questo iato si possano aggiustare le parti e quella che è l'ordine del giorno Grandi venga ritirato. In realtà così non è. Lui commenta e dice, ma in un atto di sfiducia, se i medici non mi avessero curato come mi hanno curato, mi avessero lasciato al mio destino, chissà da quanto tempo sarei morto, per cui voi non avreste la vicenda triste di dovermi giudicare. È l'ultima captatio benevolentiae nei confronti del Gran Consiglio che lo sta sfiduciando. Vedete, ecco, è una delle tante storie in cui c'entrano i medici e c'entra la medicina. È una storia che non era stata scritta, mentre nelle vicende della
bonifica antimalarica con la legge Serpieri, che viene realizzata, come ha giustamente ricordato anche in quei bidetti, soltanto per un sesto del suo. Non è che lo dice uno che contrasta la bonifica, lo dice un fascistissimo che dice: sì, abbiamo fatto le bonifiche, ma solo per un sesto. Sì, abbiamo sanatorializzato l'Italia, abbiamo costruito sanatori dappertutto, ma non abbiamo risolto il problema della tubercolosi perché non abbiamo puntato sulla prevenzione. Sì, abbiamo colpevolizzato, abbiamo controllato la sifilide, naturalmente colpevolizzando in prima cosa le donne, perché una donna fascista, deve essere la donna di casa che fa figli e pronta a sacrificarli in virtù dei suoi futuri destini. Non è la donna, sì, la donna di marciapiede va controllata, meglio però del marciapiede le case chiuse. Le case chiuse dove anche i gerarchi possono dare bella mostra del loro rigore. Voglio dire, le case chiuse c'è stato chi recentemente le ha riproposte. Ma ecco, tutte queste cose nel libro sono affrontate, sviscerate, ma se la parte sanitaria, a cui ho dedicato un capitolo, è una cosa a cui la storiografia, e Domenico Preti ne fa fede parlando di ospedali e di mutue, si era già occupata anche per sua personale, per suo personale contributo. Quindi non è la parte, era una parte interessante, ma non è la più originale del libro. Rivendico invece una certa originalità a quello che è la partecipazione dei medici al fascismo. Innanzitutto Ghidetti ha parlato del linguaggio metaforico e ha citato alcune metafore di Mussolini. Io vorrei aggiungerne qualche altra. Anche il paziente più ribelle domani ci sarà grato e ci dirà: tu mi hai fatto soffrire, però mi hai salvato. Il Partito Nazionale Fascista si incaricherà di tutelare l'ordine pubblico e di cauterizzare gli eventuali furuncoli. Gli oppositori sono furuncoli che danno fastidio, bisogna grattarli via. Dove? E voi, al confino, all'esilio, nelle carceri. Il sindacalismo francese ha una struttura tubercolotica. Il comunismo è la piaga che acceca l'Italia. È necessaria una trasfusione di sangue fascista perché il Partito Nazionale Fascista è come il sangue dell'organismo umano. Deve circolare dappertutto. E chi può far meglio circolare il fascismo nelle famiglie? Chi va nelle famiglie come persona degna di rispetto? Ci va il sacerdote che benedice la casa e che è il consigliere per la parte spirituale, e naturalmente i patti lateranensi vanno in questa direzione. E poi c'è il medico di famiglia, o meglio, i medici di famiglia, perché può darsi che nella stessa famiglia, in virtù della suddivisione delle corporazioni, ci siano più medici, ci sia quello che cura il pensionato, quella che cura il dipendente dell'agricoltura, quello che invece fa parte della mutua aziendale Montecatini o Pirelli. Bene, costoro, che sono accreditati di prestigio, devono portare cosa? Gli ordini dei medici erano stati creati per portare conoscenza sanitaria nella nazione. Questa coscienza sanitaria deve essere coscienza fascista. E gli ordini dei medici vengono aboliti e sostituiti dai sindacati fascisti di categoria. Medici di base, medici di vertice, l'Accademia. Ci sono i professori imbarcati in cattedra, dai quali compete l'insegnamento. Sono loro che devono dare le direttive scientifiche, tecniche, ideologiche. Giuramento al regime, sono pochi i medici
che se i medici di vertice, quindi dipendenti dallo Stato, professori d'università, che possono continuare a esercitare il loro magistero universitario solo se giurano. Giurano soltanto 10, non giurano, di questi 2 o 3 sono medici, gli altri giurano. Va bene, ma non c'è da orripilarsi. Si dice che anche Togliatti avesse suggerito ai medici di vertice di giurare, perché dice: se giurate, voi continuate a insegnare e insegnando potete sempre far passare dei messaggi che non sono propriamente servili nei confronti del fascismo, ma che possono anche suscitare qualche fermento critico. Quindi, da un punto di vista opportunistico, la politica è anche questo, è anche scienza dell'opportunità, l'ha insegnato Machiavelli, cerchiamo di capirlo anche decifrando quel che succede nei nostri giorni. Ebbene, voglio dire, ecco, questi sono elementi che problematizzano la storia di questo, i medici. Sono pochi naturalmente quelli che dissentono, sono stati ricordati alcuni, altri non l'ho citato in questo libro, abbiamo qui Franco Carnevali e Marco Ghedes che si sono occupati di Pieraccini, grande figura. Per esempio Carnevali si è occupato molto di quello che è il rapporto dei lavoratori nel periodo fascista. È un rapporto molto interessante di cui lui è stato è maestro. Di questo libro io non ne ho fatto parte. Perché? Perché era la parte già più nota, già più scontata. Sì, mi si potrà dire, è sempre meglio ripetere le cose, ma quando sono state dette bene da altri è inutile ripeterle, magari meno bene, da uno che poi ci marcia. Questo per nei tuoi confronti. Qui mi piacerebbe sentirti se hai qualcosa da dire. E poi la ricerca. Com'è la ricerca in campo fascista? La ricerca quando l'Istituto Nazionale delle Ricerche, per tanti anni dopo la morte di Marconi, o anche prima mi pare, è retto da uno scienziato, Pietro Badoglio, signore, a capo della scienza italiana, Pietro Badoglio, e poi parlano delle poltrone. Ma voglio dire, ecco, qui siamo ripilati. Quali sono le ricerche, le scoperte a cui ci si dedica in periodo fascista? Non ne trovate una, salvo forse quella discutibile di Cerletti sull'elettroshock, ma non è più il caso di parlare né bene né male dell'elettroshock. Questa è un'altra problematica che per esempio il nostro Musco potrà approfondire, eccetera. La ricerca delle priorità italiane, andare a scoprire, no, la teoria dei germi non l'ha scoperta Pasteur, francese, l'ha scoperta Cesalpino, o Fra Castoro, molti anni prima, nel 500, la circolazione del sangue, ma no, l'inglese Harvey, ma chi, da perfido Albione, ma quando mai, è stata una priorità italiana, siamo questi. Allora, quando noi dobbiamo dare uno sguardo insieme su questo ventennio, andiamo a vedere anche queste cose. Finisco perché ringrazio Baldo Spini, il quale appunto ha sottolineato la presenza di un trascurio, il problema della razza, perché è quello scontato. Si dice nel 1935 la voce razza dell'enciclopedia italiana non è affidata a un fascista, è affidata a un antropologo il quale dice, criticando la Germania 1935, Hitler è appena salito al potere, in Germania è sorta, soprattutto negli ultimi anni, un'estesissima letteratura sulle razze, in cui naturalmente è fatta larga parte, e la più bella, alla cosiddetta razza nordica. Ma spiegatemi come questi della razza nordica possono proclamarsi superiori
alla razza italica, che è quella romana nostra, di cui è portavoce Benito Mussolini, il quale in questa fase è il maestro, perché Hitler è l'allievo. Tre anni dopo le parti si sono cambiate, Mussolini è l'allievo e Hitler è il maestro. E allora cosa dice l'aggiornamento della voce razza dell'Enciclopedia Italiana, che non è più affidata a un antropologo, ma un giornalista d'assalto, un giornalista così disponibile? L'arte di migliorare continuamente il bilancio biologico della nazione, liberandolo più che possibile dalla massa dei mediocri e degli improduttivi, degli invalidi precoci, dei mediocri della salute fisica, dei mediocri morali, dei mediocri intellettuali, mediocri che sottraggono ogni anno miliardi alla ricchezza nazionale. Questa citazione è tratta dal professor Nicola Pende, patologo nell'Università di Roma, il quale poi dirà di non aver firmato il famiglio della razza, il manifesto della razza, qualche anno dopo, ma insomma, che non merita commenti. Non ho altro da dire, voglio sentire. Domande interventi? Sì, io leggendo e facendo leggere il libro del professor Cosmascini ho sentito l'esigenza di mettere in risalto un aspetto che a vario titolo probabilmente gli ospiti hanno messo in evidenza e che vorrei mettere all'ordine del giorno anch'io, che è quello dell'aspetto della denuncia. Perché secondo me il libro di Cosmascini è un libro che ci permette di denunciare un regime come quello del fascismo, le peggiori storture che ci sono state fatte in quel regime, ma che ci dà, come è scritto magistralmente anche nella prefazione al libro da Francesco Sardanelli, uno spunto in più, uno strumento in più per scovare oggi i trucchi che ci vengono riproposti. Non tanto perché sono d'accordo con Muscas, oggi c'è un fenomeno fascista incombente alle porte, perché noi oggi abbiamo svolto questa conferenza parlando male del fascismo e nessuno ci ha impedito di poterla fare, ma quanto perché in varie forme oggi la distinzione tra noi e gli altri è riprodotta. Ha detto Cosmascini di essere vittima del materialismo scientifico, io sono vittima del materialismo storico. E vedo come in ogni epoca, purtroppo, sono le forze sociali, e nella nostra epoca sono le classi, la lotta tra le classi, che portano dietro di sé la scienza. E quindi la verità, quella chiamata in causa da Galileo, oggi è strumento del capitale, dal mio punto di vista. Oggi, purtroppo, come ieri, classi dominanti hanno optato ieri verso l'opzione fascista per reprimere Biennio Rosso in Italia, per reprimere le battaglie degli operai che venivano fatti e per cercare un posto al sole alla borghesia italiana che veniva da una vittoria che veniva definita mutilata, diciamo, all'epoca. Oggi non siamo in questa condizione, però vediamo, come hanno testimoniato gli ospiti, che allora intellettuali, medici, si misero al servizio del grande capitale che fece quella scelta e che poi rinnegò tranquillamente. Marx diceva che furono proprio i poeti per primi a diventare pugilatori al pagamento del capitale e seguiranno poi anche economisti e tutti i branchi, diciamo, della scienza. Mi viene da pensare come gran parte del personale politico fascista viene riciclato senza problemi nella democrazia che verrà sancita dalla Costituzione del 1948. In più, forse quello che mi ha più stupito, lo trovate su Wikipedia, Gaetano Azzariti, che è stato giurista politico italiano, presidente della Commissione sulla razza, e che poi, una volta finito il regime fascista, arriva a diventare nel 1957 presidente della Corte Costituzionale, la Costituzione più bella del mondo.
come è stata ribattezzata recentemente, diciamo. Ecco perché sento l'esigenza di porre una riflessione di questo tipo e di vedere che oggi in forme differenti quella che ci viene decantata come la democrazia faro nel mondo, quella europea, è vista secondo me come un fascismo. Perché io vorrei sapere i 2 milioni di siriani che sono intrappolati in Turchia e in questi giorni Erdogan sta chiedendo i soldi, 3 miliardi all'Europa per liberarli, perché sennò li libera. Io vorrei sapere in Libia, dove ci sono campi di internamento che sono stati appoggiati dal consenso bipartisan sia in Italia che in Europa da governi non fascisti, vorrei sapere quegli uomini e quei ragazzi come guardano a noi, come guardano a noi, se si sentono uguali a noi oppure se si sentono discriminati. Eppure in Italia non c'è il fascismo, eppure in Europa si parla, faceva ridere giustamente l'esempio di Valdospini, il minimo delle proteine, bisogna avere un tot di proteine, però ci vuole un minimo. A noi lavoratori ci dicono bisognerebbe avere un tot di salario, però intanto vediamo il salario minimo e ce lo spacciano come un qualche cosa di progressista. E mi viene in mente le ultime recenti, secondo me pericolose, affermazioni della Presidentessa della Commissione Europea, von der Leyen, che ha detto dobbiamo difendere lo stile di vita europeo. E se lo stile di vita europeo è anche questo, possiamo ben capire che, insomma, si stanno formando oggi, e probabilmente ne dobbiamo essere consapevoli, degli involucri politici e statali che in forme nuove, però tendono sempre a mettere in evidenza la differenza tra noi e gli altri. E di fronte oggi all'impatto che c'è stato di questi flussi migratori epocali, ecco perché possiamo spiegarci la recrudescenza e il riutilizzo, l'ammiccamento da parte di politici che spacciano paura per la gente per ottenere voti, il fatto che oggi vengono ricomposti stili fascisti, diciamo. Vorrei sapere cosa ne pensano anche gli ospiti o i partecipanti. Se ci sono altre domande o interventi, poi facciamo casomai rispondere o rispondere. Tocca, dopo gli elogi che mi hai fatto non posso rifiutarmi di intervenire. Però prima dico due parole sul libro, che io ho avuto la fortuna di leggere in anteprima, subito dopo che era uscito. È un libro veramente formidabile. Da un punto di vista storico e filosofico direi che è la somma di tanti altri tuoi libri, che una somma che è immediatamente semplice da capire, è sintetica ed è nello stesso tempo molto approfondita sugli aspetti proprio tecnici della sanità. Per quanto riguarda la medicina del lavoro, tu ne hai scritto in altre occasioni in maniera altrettanto autorevole, per cui sono io che sono venuto dopo, che ho assunto da te molte informazioni e molte interpretazioni. No, ma sai, perché quando ho presentato il libro a Torino, benvenuto Terracini, che mi aveva chiesto come nome mi aveva detto, ma qui non vedo Carnevale. Sapevo che c'era la presentazione, ma ha detto cosa doveva chiederti, come doveva intervenire. E, no, dico soltanto sulla medicina del lavoro un concetto molto semplice. La medicina del lavoro prima del fascismo, fino alla prima guerra mondiale, è una medicina del lavoro molto vicina agli operai e ai lavoratori. I nomi di Devoto a Milano, delle sue mano sinistre, più sinistre di Devoto, e a Firenze di Pieraccini e di tanti altri, di Gigi Orsi. Pini più che Devoto, diciamo Pini. Anche Pini, certo. Ma io pensavo a Carozzi, soprattutto. È una medicina del lavoro che ha dei difetti di origine, rimane sostanzialmente medica, ma durante il fascismo questo atteggiamento negativo, specialmente di Devoto, meno di Pieraccini, si accentua tantissimo,
la medicina del lavoro italiana diventa una clinica la più importante di tutto il mondo. Significa che ha rinunciato del tutto agli aspetti preventivi e si preoccupava degli aspetti diagnostico di tipo assicurativo, semmai. E diventa fascistissima. Tutti i medici del lavoro sono fascisti. Come l'igiene, la stessa cosa per l'igiene. Grazie. Faccio eco a quanto ha appena detto Carnevale, dicendo qual era l'obiezione che si faceva alla medicina del lavoro, quella di non essere la medicina dei lavoratori. Quando è stato nel 1946 approvato la Costituzione italiana, c'è stato un forte dibattito di cui ha fatto eco recentemente il costituzionalista, prego, no, vabbè, adesso non mi viene, prego, no, famoso Sabino, Cassese, ecco, Sabino Cassese, tra quelli che volevano chiamare la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, o la Repubblica Italiana è fondata sui lavoratori, perché il concetto di lavoro, diceva Pini già nel 1910, quando si voleva fondare la clinica del lavoro, il concetto di lavoro, tutti possono dire io lavoro, dice c'è anche il redditiero che conta i suoi dividendi nella sua casa, il quale lavora, anche lui è in un certo senso, esplica un lavoro. Ma quando parliamo di lavoratori, noi parliamo dei lavoratori delle fabbriche, dei lavoratori delle campagne. Un conto è andare a visitare i lavoratori nelle campagne dove lavorano per vedere quali sono le malattie rurali. Un conto è andare a vedere i lavoratori nelle fabbriche dove lavorano, dove ci sono le malattie industriali. Un conto è fare una clinica del lavoro in cui vengono ricoverati quello che si presume siano affetti di queste malattie. Bisogna portare la medicina nei luoghi di lavoro e non portare i lavoratori nei luoghi della medicina. È una concezione completamente diversa, anche perché oggi uno dei problemi è quello delle morti bianche. Ma se andiamo a fare prevenzione nei cantieri è un conto, se ci rimettiamo a censire quanti morti sono per ragioni di infortunistiche nelle fabbriche non risolviamo il problema. Ecco, voglio dire, è un'impostazione anche concettuale, volete dire filosofica, ma insomma la medicina se non fa i conti con questi problemi, se la medicina non è viva Dio politica, non è medicina. Perché ognuno di noi ha il nostro problema, ha il suo problema, la mia salute, la tua salute, ci teniamo moltissimo, è la salute individuale, ma facciamo parte di una collettività in cui le condizioni della sanità pubblica sono altrettanto importanti per il mantenimento della mia salute, della tua salute. Io ho ritrovato specialmente in quest'ultimo intervento del professor Cosmascini, cioè quando parla di andare sui posti di lavoro a vedere nelle fabbriche, è come dire una vecchia citazione anni, molti anni fa, io ho letto un libro di Richard Lewontin, che sicuramente conoscerà Diorgo Lewontin. Ho ritrovato diciamo, le stesse idee che lei ha espresso in quest'ultimo intervento. Sono molti anni fa, vuol dire che l'ho copiato. No, assolutamente, lui è un biologo. Lui parlava, a me mi ha colpito molto quando lei parlava della tubercolosi come malattia sociale, come malattia, diciamo... Ah, Lewontin, come malattia... Sì, a me era sfuggito il nome. Sì, sì.
come malattia di classe, addirittura lui parlava di Hopkins. E quindi questo rapporto, ecco, a me piacerebbe che spiegasse un pochino, cioè l'ho già fatto, ma chiarisse anche un pochino meglio la tubercolosi come malattia, diciamo, derivante dalle condizioni economiche e sociali delle classi. Questo è ovvio. Questo è ovvio. Di questi problemi se ne è occupato molto bene in Italia. Beh, qui c'è Geddes, possiamo ricordare entrambi un medico che ha lungamente dibattuto questi problemi, di cui è più noto il fratello, perché il fratello si chiamava Enrico Berlinguer e il medico Giovanni Berlinguer, ed era un medico del lavoro, un medico che si è occupato di tante cose, che ha messo il dito sulla piaga già nel 1950, quando ha scritto il libro pubblicato dalla Terra, e anche il mio editore in tanti libri, non di questo: la medicina è malata, la medicina è malata. Cos'era la malattia della medicina? Era proprio questo di cui stiamo parlando. Ecco, la medicina, c'è una medicina che può essere malata e che invece può essere risanata. Grazie. Se c'è qualcos'altro brevemente, perché professore, i tempi sono ancora 5 minuti.